In questi giorni avrei voluto fare questo video, in realtà ne avrei voluti fare molti. Quindi, prima di tutto vi dico, cari amiche ed amici, il vostro Sant'Enchan vi chiede di iscrivervi al canale, di azionare la campanella e di commentare sotto questo video per farmi sapere cosa ne pensate. E adesso passiamo al tema del giorno, che ne avrei voluto parlare da giorni, da molto tempo, forse da più di una settimana, ma ho parlato prima degli incidenti che stanno succedendo a Hong Kong ormai da mesi qua. Il video di oggi lo dedichiamo agli incidenti che ci sono stati quando il governo centrale spagnolo ha emanato sentenze di carcere contro Puigdemont e gli altri della Catalogna che aspiravano all'indipendenza e quindi alla secessione dalla Spagna. Ci sono scoppiati degli incidenti terribili, come quelli a cui si è arrivato con una lenta escalation a Hong Kong. Però in Spagna, in Catalogna, l'escalation di violenza è stata esplosiva. In Hong Kong ci sono arrivati in settimane di manifestazioni. Invece la Catalogna o Catalogna sta ardendo letteralmente, veramente ci sono dei disturbi, dei saccheggi, degli incendi mostruosi e se continua di questo passo forse si andrà di nuovo ad una guerra civile, come c'è stata quando c'è stata la Repubblica Spagnola, che in metà della Spagna hanno votato per la Repubblica, la cosiddetta Franja Morada. Infatti, nella bandiera della Repubblica Spagnola c'era una Franja Morada, cioè una striscia viola, invece che essere rosso, giallo, rosso, la bandiera spagnola era diventata viola, violetto, giallo, rosso, la bandiera della Repubblica. E in Catalogna, quelli che promuovono la scissione o la secessione dalla Spagna monarchica, perché è una repubblica quella spagnola, ma di fatto è una monarchia, sono le stesse sinistre che hanno votato per la Repubblica e che poi hanno provocato l'intervento di Franco a salvare la monarchia. Adesso stiamo nelle stesse. Vogliono in pratica una repubblica catalana, libera, democratica e senza la monarchia che vedono obsolescente e in pratica inutile al giorno d'oggi. Voi cosa ne pensate? Siete a favore o contro questa scissione della Catalogna dalla Spagna monarchica? La Spagna intera deve diventare una repubblica o deve rimanere una monarchia? Ha senso nel XXI secolo la monarchia? Il re ha dovuto abdicare per i vari scandali, fra i quali, con orrore di Greta Thunberg, l'aver ucciso degli elefanti in un safari. Voi cosa ne pensate? Ditemelo. E quindi io ho fatto questo video interrompendo la mia spesa, perché sto facendo la spesa, e il vostro capitan Sant'Enchan vi saluta. È stato un video riflessivo, un pensierino del momento per gli incidenti e i disturbi che succedono in Catalogna, che veramente in pochi giorni o in poche settimane, in una o due settimane già furoreggia la violenza, stanno incendiando, distruggendo tutto, facendo barricate. Ci sarà una nuova guerra civile, almeno in Catalogna. Riusciranno a vincere i secessionisti? Metteranno in carcere Puigdemont, che è deputato nell'Europarlamento? E quindi, avendo poco tempo a mia disposizione e avendo finito gli argomenti, vi saluta il vostro capitan Sant'Enchan. E alla prossima, mi raccomando, scrivete i vostri commentari qui sotto cosa ne pensate dei disturbi in Catalogna, se sono contagiosi,
Se noi in Italia avremo gli stessi disturbi, data la cattiva politica che c'è, o non succederà nulla in Italia, cosa ne pensate? Soprattutto condividete questo video affinché anche altri possano commentarlo. Cosa ne pensate quindi del Puigdemont, dell'indipendenza Catalogna, della violenza che si vive, dell'intervenzionismo dello Stato spagnolo negli affari interni, nel referendum catalano? Cosa ne pensate? Perché i Baschi, per esempio, si sono accontentati di una larga autonomia e non vogliono più l'indipendenza, i Baschi. Però quelli di Catalunya invece vogliono l'indipendenza, non vogliono autonomia, vogliono andare agli estremi. Voi cosa ne pensate? Un saluto dal vostro Sant'Egian e forse prima del fine settimana farò un altro video. Grazie per seguirmi ed arrivederci.